il miglior ambasciatore del Prosecco Valdobbiadene Conegliano, quindi il miglior sommelier del Valdobbiadene Conegliano, quest'anno è Cristian Maitano. Vincere il tematico richiede tanta dedizione, preparazione, perché è molto molto dettagliato e è emozionante, è un brivido di emozioni dalla mattina fino alla sera, una giornata stupenda, da ricordare assolutamente. Trevigiano ma in forza la delegazione Ice di Venezia. Cristian Maitan raddoppia la vittoria del concorso regionale Veneto e si aggiudica il Master sul Conegliano Valdobbiadene, un trofeo tutt'altro che facile per il Tastven in forza al vecchio ranch di Ponte di Piave. Il mago veneto, gli occhiali sono simili a quelli di Harry Potter, che al posto della bacchetta agita il Tastven, facendo apparire semplici operazioni molto complesse. Gli occhiali potrebbe essere forse una soluzione, mi mancherebbe il segno nella fronte, ma no, comunque no, non c'è nessun segreto, la passione e la dedizione portano a questo, insomma, mi piace quello che faccio e cerco di farlo al meglio. Maitan ha svettato nelle prove scritte per poi superare l'altoatesino Andrese Noner in semifinale e neutralizzare in finale un match ball che pure poteva favorire il lombardo Arthur Vaso, autore forse della sua miglior prova sul palco. Il Tastven di Ice Brescia aveva superato in semifinale l'esordiente Clizia Zuin, Ice Firenze. Certamente quest'anno come presidente nazionale non posso che rallegrarmi, non soltanto per l'organizzazione perfetta come sempre, ma anche dal punto di vista politico e istituzionale. Abbiamo avuto in finale quattro rappresentanti di quattro regioni diverse, quindi vuol dire che il Conegliano Valdobbiadene attira l'attenzione dei nostri sommelier, ma soprattutto che la preparazione è ben stratificata in tutta l'areale dove operiamo come associazione. La realtà del Conegliano Valdobbiadene è una declinazione di ricerca continua della qualità nell'universo dei prosecchi. Abbiamo di fronte un fenomeno enologico del tutto particolare, che diventa quasi sintesi di un fenomeno di attenzione e di frequentazione del pubblico. L'idea di essere un vino particolarmente attraente, di essere, come dire, capace di coinvolgere il pubblico, di avere un appeal nei confronti di un pubblico anche più giovane e di non essere affatto scontato, perché poi alla fine il Conegliano Valdobbiadene è anche un vino particolarmente interessante rispetto al profilo dei profumi, quindi un vino che va sempre letto anche con grande attenzione. Nell'Alta Marca si muove un mondo strategico per l'intera enologia italiana. Denominazione nata nel 1969, sono 3.300 i viticoltori che coltivano 8.000 ettari nelle colline tra Conegliano e Valdobbiadene, sono solo 15 comuni che compongono questa zona storica, 180 le aziende produttrici di Conegliano e Valdobbiadene Prosecco Superiore e nel 2017 sono state prodotte 94 milioni di bottiglie. Prosecco significa in tutte le sue denominazioni circa 500 milioni di bottiglie ogni anno, una realtà mastodontica che ha bisogno di strumenti di ricerca. Il concorso tematico dell'ICE su questa realtà del Conegliano Valdobbiadene ha un valore aggiunto ulteriore. Nel Prosecco c'è un po' di tutto. Allora, la specificità di un evento come questo riesce a dare chiarezza, a far capire dove realmente si posiziona un vertice qualitativo, ma soprattutto semplicemente a conoscere molto meglio il territorio, la ricchezza, la diversità che un territorio può esprimere, come questo. Tra l'altro qui il paesaggio è bellissimo. Le nuove tendenze tra le bollicine venete raccontano di fermentazioni che continuano nel calice. Quindi si trovavano verso questi mesi con un prosecco già con delle bollicine, con fondo, con sedimento di suoi lieviti naturali. E così la storia ha voluto riprendere in mano, la storia attuale, riprendere in mano questa situazione. Addirittura il prosecco col fondo è stato inserito nelle DOCG rispettive di Conegliano Valdobbiadene e di Asolo. Da 300% a Villa Emo, a Castel San Salvatore, nella cornice di vino in villa, il Trade Union è l'impegno dei Tastven operanti in marca trevigiana. Al vincitore Maitan gli auguri della vincitrice della scorsa edizione. Il consiglio che mi sento di dare è quello di rimanere umili, quello di prenderlo come un inizio per riuscire ad approfondire ulteriormente una materia che è effettivamente sconfinata, perché non solo il Conegliano Valdobbiadene, ma il vino in generale è una materia sconfinata, e quindi di prenderlo come un trampolino per riuscire ad essere veramente ambasciatore di un prodotto così importante come il Conegliano Valdobbiadene. Il concorso è finito, nelle sale si celebra il vino veneto con
come elemento integrante della cultura della regione. Fuori il Giro d'Italia ha reso omaggio ai luoghi in cui si è costruita l'unità nazionale, sul sangue dei soldati nelle trincee della Grande Guerra del 15-18. In effetti la Grande Guerra ha dato modo di capire e anche poi di riscattarsi, no? Di capire le necessità della popolazione e quindi di impegnarsi nel territorio per una, non solo per una promozione, ma per un riscatto e un'attività fiorente, ecco, investire nel futuro, credere nella qualità della vita anche e nei suoi prodotti. Da qui il mago special blend austro-mediterraneo Christian Maitan lancia la sua sfida al palco di Merano. Obiettivo: la fascia di miglior sommelier d'Italia. Evviva.